Allora, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per essere qua. Io vi do il benvenuto come presidente della Domus Mazziniana in questo luogo. Nonostante la giornata uggiosa, il professor Biagini ci ha onorato della sua presenza qui, venuto apposta dall'Inghilterra. D'altra parte è tornato in Grazie. Toscana, quindi in Italia, insomma, come sapete, il professore è di Pietrasanta. La Domus è rinata ormai 6 o 7 anni fa, dopo un periodo difficile, e eventi come questo dimostrano la rinascita della Domus. Siamo accolti in questi anni un sacco di eventi molto importanti. Oggi è il 10 marzo, quindi è una giornata particolarmente significativa per tutti i mazziniani, e la presenza del professor Biagini la rende ancora più significativa per noi. Io ringrazio veramente tutte le autorità presenti, l'assessore Nardini, l'assessore Pisciattini, presidente della provincia, il presidente dell'Associazione Mazziniana, il prorettore vicario dell'Ateneo Pisano, e non vi rubo altro tempo e chiederei all'assessora Nardini di darci un breve saluto. Grazie e buona mattinata a tutti. Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io ringrazio il presidente della Domus, il direttore, per questo graditissimo invito. Non voglio rubare ovviamente troppo spazio al relatore, quindi non mi cimenterò assolutamente in un intervento storico, ma ci tengo a sottolineare quelli che sono i principi, gli ideali, la visione che oggi trova. Ancora oggi è largamente attuale che Mazzini in quegli anni con molta lungimiranza e con molta visione portò avanti. Parto, diciamo, da ricordare quale fu l'impegno della vita di Mazzini, una indipendente e repubblicana. È così che Mazzini infatti sognava il nostro paese e a questa missione, allo sviluppo di questa idea, di questa allo sviluppo della democrazia e delle conquiste di giustizia sociale, temi ancora oggi che dovrebbero essere centrali nella nostra agenda politica, nell'agenda istituzionale, dedicò tutta la sua esistenza e tutto il suo impegno. Una nel senso di unita, ovviamente con il fervore dell'ideale risorgimentale. Un'idea che è totalmente opposta però rispetto ai venti nazionalisti che oggi sentiamo spirare nel nostro paese, in Europa e nel mondo. Infatti, l'idea che Mazzini portava avanti era quella di un paese la cui dignità fosse pari agli altri paesi, in una prospettiva, in quegli anni davvero lungimirante, di unificazione europea. È proprio in quegli anni, con l'orizzonte della giovane Europa, che nasce, diciamo, il primo progetto politico di unificazione europea. Ecco, pensate quanto quel messaggio sia ancora oggi così fortemente attuale. Lo dico anche guardando la vicenda attuale politica italiana con un'idea, una proposta invece di autonomia differenziata che a mio avviso va esattamente nel senso opposto, cioè quella di non unire un paese che avrebbe ancora bisogno di essere unito, se pensa al tema delle disuguaglianze territoriali, che rischiano anche di minare quel senso di coesione e di giustizia sociale che dovrebbe invece improntare quotidianamente il nostro impegno, che dovrebbe appunto essere la cornice entro cui ci muoviamo, e rischia di spaccare il paese dove un pezzo del paese continua a crescere, continua ad avere condizioni di vita migliore, e l'altro pezzo del paese invece continua a soffrire e a restare ancora più indietro. Guardate, il tema delle disuguaglianze territoriali non esiste solo tra nord e sud del nostro paese, ma anche ad esempio tra aree urbanizzate e aree interne. Persino all'interno dei nostri territori, della nostra regione, della nostra provincia, ci sono
territori, luoghi che soffrono più di altri e che crescono con più difficoltà rispetto agli altri. E quindi la sua azione, la sua visione anche un po' utopica, si tradusse però quotidianamente in azione politica, in impegno civile. E quell'impegno fu esattamente quell'impegno che poi portò anni dopo a quella che noi conosciamo come realtà del nostro paese, un'Italia repubblicana, una repubblica antifascista fondata sulla nostra bellissima carta costituzionale. E anche qua io credo, diciamo, che le volontà di stravolgere quella che è la nostra impostazione che ci siamo data dopo gli anni più bui e vergognosi sia sicuramente pericolosa. Io credo che oggi si debba riconoscere quindi l'attualità dei valori, dei principi, degli ideali che ispirarono e guidarono lungo tutto la sua vita, l'opera, l'impegno politico di Mazzini. E voglio ricordare le parole che usò il nostro presidente Sergio Mattarella 2 anni fa, proprio in occasione del 150° anniversario della morte di Mazzini. Queste parole, a mio avviso, tratteggiano con grande esattezza, centrando proprio l'impegno e gli ideali che lo animarono. Il suo legame storico con la coscienza unitaria del popolo italiano, nel suo inveramento possibile solo in un contesto di democrazia, di libertà e di uguaglianza dei diritti. Ecco, io credo che oggi partire da quell'idea significhi anche riconoscere il tema dell'indipendenza nazionale come precondizione per costruire però anche ovviamente in Europa quell'unità che è necessaria, senza nasconderci il fatto che noi abbiamo e vogliamo un'Europa anche diversa rispetto a quella che abbiamo visto in questi anni. Per noi l'Europa non è l'Europa dei vincoli, dell'austerità, ma è piuttosto l'Europa che durante il Covid ha saputo anche dimostrarsi unita, l'Europa che sappia anche affrontare le grandi sfide del nostro tempo, penso al fenomeno migratorio e non solo. E quindi l'idea dell'indipendenza nazionale come precondizione che dovrebbe anche risuonare un po' come un monito rispetto, a mio avviso, a quello che stiamo vedendo a livello internazionale. Penso all'aggressione da parte della Russia sull'Ucraina, penso alla drammatica situazione anche del Medio Oriente. E io credo che lo spirito di Mazzini, quello spirito di lotta indomabile, di desiderio, di libertà fervente, debba essere anche un grande monito, un grande insegnamento per le nostre ragazze e per i nostri ragazzi. E permettetemi di ricordarlo in una città che qualche giorno fa ha vissuto una ferita enorme, che ancora oggi è aperta, perché noi spesso ci rivolgiamo alle ragazze e ragazzi come una narrazione urticante nella nostra società. Raccontiamo le giovani generazioni come generazioni poco interessate, non appassionate. Invece le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno ancora oggi ideali forti, se li lasciamo esprimere, sono mobilitati per il clima, per i diritti civili, hanno gridato il loro desiderio, la necessità, l'urgenza della pace. Peccato che quando l'hanno fatto però siano stati in questa città manganellati, e quello credo che resti e resterà una delle immagini purtroppo più brutte. Ecco, io credo che ripartire da qui, ripartire dalla memoria, sia anche il modo migliore per onorare un grande italiano che ci ha lasciato anche in questo territorio un'eredità sicuramente preziosa, che è sicuramente in linea con la storia culturale, politica della nostra città, una città che ha saputo sempre giocare un grande ruolo da protagonista anche nelle lotte che hanno consentito al nostro paese di fare dei grandi passi in avanti. L'eredità di Mazzini io credo sia ancora oggi largamente attuale, e forse, come dire, conoscerla, studiarla e approfondirla ci potrebbe anche aiutare ad evitare qualche errore che io temo invece rischiamo in questa fase storica e politica di commettere. Grazie. Grazie all'assessora Nardini. Tra l'altro, proprio sulle sue ultime parole, mi piace ricordare che con la regione toscana, insieme alle università della Toscana, insieme ai comuni, alle regioni
e alle province e all'ANPI è stato stipulato proprio un protocollo regionale proprio per l'educazione alla Costituzione. Abbiamo voluto proprio accentuare la dimensione costituzionale del nostro ruolo e proprio all'interno di questo progetto solo lo scorso anno la Domus Mazzignana ha visto la partecipazione di oltre 700 studenti alle nostre attività. Ecco, a proposito di partecipazione e collaborazione con le istituzioni, accanto a quella con la Regione c'è una antica consolidata collaborazione con la provincia. Ringrazio il Presidente Massimiliano Angori di essere qui presente, era anche prima in Piazza Mazzini a rendere omaggio nel momento istituzionale del monumento, e lo pregherei di portare anche il saluto della provincia. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito il Presidente Mancarella, insomma, di solito si chiama in un altro modo, magnifico, però grazie al professor Finelli, al direttore, grazie anche al professor Biagini per stamani, un saluto a tutti voi, a tutte le autorità, l'assessora Nardini, Paolo Pesciatina, il prorettore. Io in questi ultimi giorni ho parlato, prime due settimane, molte volte, con gli studenti, sono stato in tanti istituti superiori di secondo grado e cerco sempre di individuare loro dei punti di riferimento, delle persone a cui ispirarsi. E mi sono chiesto anche cosa può dare Mazzini ancora oggi a loro, poco ma qualcosa che li smuova, perché poi con tutti gli stimoli che hanno bisogna dargli qualcosa che gli interessi e che li faccia un po' innamorare, perché se no oggi questi giovani di cosa hanno bisogno? Innanzitutto, come è stato detto dall'assessore Nardini, la visione dell'Europa, che per quanto ci sia un impegno forte, ancora siamo lontani da quell'Europa che unisce le diversità. Quindi un'Europa che davvero riesce a tenere legate le forti diversità che ci sono e gli dà anche un valore. Io sono studiato tanto biologia, io parlo di biodiversità, quindi non prendo solo l'essere umano, io prendo anche gli animali, tutti, ecco, perché noi siamo quelli all'apice, anche se in un certo modo ancora per certi versi lo siamo, o lo siamo stati pochissimi giorni fa. E l'altra frase che mi sento di dire è che oggi l'Italia innanzitutto, come diceva Mazzini, ha bisogno della moralizzazione, ha bisogno della morale, ha bisogno di un forte richiamo a tutto ciò che è conforme ai principi del giusto e dell'onesto. E come ci è stato ricordato, due settimane fa invece abbiamo avuto una visione opposta. Ecco, noi abbiamo ancora bisogno davvero della visione di Mazzini che ci dia una spinta ancora oggi, di quella morale che ci faccia davvero affrancare dalle guerre che imperversano e che ci faccia affrancare davvero da quelle cose brutte che abbiamo visto il 23 febbraio e che hanno segnato profondamente la città di Pisa, che sono state quelle manganellate a quei giovani ragazzi. So che tutte, magari non è il momento adatto, ma io vivo quotidianamente con tre piccole che fanno licei, istituti tecnici di Pisa e quotidianamente ancora mi dicono: babbo, ma te cosa puoi fare affinché queste cose non succedano più? Ecco, lo chiedo a tutti voi, diamoci tutti da fare affinché queste cose non succedano più, ispirandoci anche a Mazzini. Grazie per l'attenzione. Grazie Massimiliano Angori. È stato rievocato appunto la collaborazione con le istituzioni. La Domus Mazziniana nasce in realtà nel dopoguerra dalle macerie della casa che fu appunto la casa della famiglia Rosselli Nathan, da un duplice atto: una delibera del Senato Accademico dell'Università di Pisa, presieduta da Augusto Mancini, il primo rettore liberamente eletto dell'università, che poi sarebbe diventato il nostro primo presidente,
in cui chiedeva al Consiglio Comunale della città di Pisa di far rinascere dalle macerie appunto della Casa Rossellinata un nuovo museo mazziniano. A questa richiesta del Senato Accademico la città di Pisa rispondeva con una delibera in cui si esprimeva tutto il sostegno alla costituzione di un moderno centro di cultura, perché appunto la Domus Mazziniana nasce con l'idea di non essere semplicemente un luogo di rievocazione del passato, ma un luogo in cui il passato diventa uno strumento vivo di consapevolezza e di coscienza critica. Ecco, questa collaborazione che è dalle origini con il Comune di Pisa è confermata e ribadita dalla presenza nel nostro Consiglio di Amministrazione di del sindaco o di un suo rappresentante e appunto l'assessore Pesciatini, che dalla ripresa delle attività della DOMS nel 2018 è qui con noi e ha sempre dato il suo sostegno sia istituzionale ma anche personale, di questo appunto lo vogliamo ringraziare e lo invito appunto a portare il suo saluto alle celebrazioni. Buongiorno, io nel portare i saluti del sindaco e dell'amministrazione comunale in questa occasione voglio sottolineare l'importanza dell'attività che la Domus Mazziniana svolge nel celebrare il pensiero e la figura Giuseppe Mazzini, e lo fa, e qui vorrei parafrasare Gustav Mahler, e lo fa salvaguardando il fuoco del pensiero di Mazzini e non adorandone le ceneri. Oggi ci siamo trovati in questo 152esimo ricordo dell'anniversario della morte di Mazzini a deporre la corona al monumento di Mazzini, e mi è venuto a mente che a pochi passi accanto lì si trova Palazzo Toscanelli, una volta Palazzo Lanfranchi, oggi sede dell'Archivio di Stato. Ecco, quella era l'abitazione di Byron, e di Byron quest'anno ricordiamo i 200 anni dalla morte avvenuta nell'aprile del 1824, andando a combattere per la libertà. Byron venne a Pisa nel 1821 e abitò in quel luogo. Perché dico Byron? E perché ricordo Byron in questa sede e in occasione dei 200 anni dalla morte? Perché Mazzini scrisse una serie, in modo particolare, un libro, diciamo così, intorno alla figura di Byron e Goethe. Quel Goethe che poi vide proprio in Byron il personaggio di Euforione nella seconda parte del suo Faust. E Mazzini ricorda Byron come poeta, ma che preferiva l'azione. Mazzini ci ricorda Byron come colui che sviluppava nelle menti degli uomini i sentimenti di uguaglianza, che mai si piegò alla tirannide e che anzi andò appunto in Grecia a combattere per la libertà. Mazzini metteva in evidenza quanta fosse la determinazione di Byron, e lo fa non soltanto dando la dimostrazione in questo scritto di una conoscenza intorno alle opere poetiche, ma affonda la sua riflessione nei diari di Byron, dove Byron mette in evidenza appunto il suo cuore, la sua passione, il suo amore per la libertà. E Mazzini dice che Byron biasimava l'ipocrisia, biasimava la pazzezza e l'ingiustizia, esaltandone appunto il valore
come poeta e come combattente per la libertà. Questo scritto risale al 1840, che non sbaglio, ma fu pubblicato poi nel 1847. E qui Mazzini a un certo punto dice che la democrazia, o meglio, verrà il giorno in cui la democrazia ricorderà il bene che ha fatto e che dovrà nei confronti di Byron. Ecco, io in questo luogo, la Domus Mazziniana a Pisa, voglio ricordare insieme a voi i 200 anni della morte di Byron, i 152 dalla morte di Mazzini, e proprio insieme a Mazzini voglio e a voi ricordare la figura di questo grande poeta che la nostra città ha ospitato, accogliendo uomini di cultura e non solo, in una città così straordinaria, dove numerosi sono stati gli uomini di cultura a cui Pisa ha dato i natali, ma alla cui cultura numerosi sono coloro i quali si sono adoperati. Grazie. Grazie all'assessore Piscitini. Sì, tra l'altro, appunto, Byron e Mazzini condividono, credo anche con molti in questa sala, il fatto di essere diventati pisani di cuore, cioè di aver scelto a un certo punto della loro vita di vivere per un periodo più o meno lungo a Pisa. Prima ricordavo appunto le due anime che hanno dato vita alla Domus Mazziniana, e il presidente Angori ricordava appunto la precedente esperienza del nostro presidente Paolo Mancarella, che appunto è diventato fine 2017 presidente della Domus Mazziniana mentre era rettore dell'Università di Pisa, perché il rapporto con l'Università di Pisa non è solo un rapporto storico, ma è un rapporto costante nel corso dell'attività quotidiana della Domus. Senza l'Università di Pisa la Domus non avrebbe mai potuto riprendere le sue attività. Al momento sono in atto, oltre alla convenzione generale, quattro convenzioni con i principali dipartimenti con cui noi collaboriamo: civiltà e forme del sapere, scienze politiche, giurisprudenza e filologia linguistica e lettere. Sono in atto due progetti nazionali, uno finanziato dalla Presidenza del Consiglio e uno PRIN, in cui la Domus Mazziniana collabora con l'università, e ci sono costanti scambi di collaborazioni, tra l'altro appunto anche un insegnamento di istituzioni di storia contemporanea garantito dalla Domus nell'ambito della collaborazione. Quindi è con particolare piacere che salutiamo la presenza del professor Iannaccone, il prorettore vicario dell'università, che appunto è qui a rappresentare l'intera comunità accademica pisana. Se vuole venire, faccio un saluto. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie al Presidente per l'invito molto gradito. Io chiaramente ho il piacere di portare i saluti dell'Università di Pisa a questo evento. Tra l'altro devo dire personalmente la prima volta che vedo la Domus, e diciamo, fa molto piacere anche cogliere l'occasione per una piccola visita. Devo dire due cose, una dal punto di vista un po' più istituzionale, una forse un pochino più personale. Effettivamente noi ci auguriamo come istituzione che i rapporti con la Domus, che veniva ricordati prima, possano essere in futuro sempre più intensi, riguardando i dipartimenti che per la loro natura hanno naturalmente maggiori rapporti, ma anche in modo un pochino più allargato, sfruttando quella che può essere una delle vocazioni della Domus Mazziniana, che è quella di essere un centro culturale per la città, quindi effettivamente dove non necessariamente soltanto questioni relative alla storia risorgimentale, alla figura di Mazzini possono essere ricordate, ma anche temi culturali, diciamo, di interesse cittadino ed oltre. Da questo punto di vista c'è tutto il supporto dell'università e l'apertura a eventuali ulteriori iniziative che nel tempo crescano. Giusto, volevo rubarvi pochissimo tempo una piccola considerazione
personale. Io chiaramente non ho nessuna competenza storica, se non proprio gli studi di base. Però, giusto ieri, no, pensando al fatto di passare qua, ho dato un'occhiata al libro di storia di mio figlio, alle medie, per capire come la figura di Mazzini fosse considerata adesso. E devo dire, ho fatto un'osservazione che magari per molti di voi è ovvia, potrebbe anche essere sbagliata, ripeto, è veramente una considerazione personale. Però io ricordo Mazzini come una figura storica di grande importanza, veramente un mito, uno dei protagonisti del mito fondativo del nostro paese, con importanza data alla sua figura nel corso del, cioè, a partire dalle elementari, poi le medie e le superiori, veramente forse anche superiore alla reale portata storica. Però l'impressione è che effettivamente la situazione adesso sia rovesciata. Nel senso che la figura di Mazzini nei libri di storia che vi sto è effettivamente ridotta. L'altro Giuseppe Garibaldi effettivamente ancora conserva, però penso che eventi come questo possano essere importanti anche per ricordare maggiormente alle giovani generazioni la figura di Mazzini. Penso che possa essere importante anche l'operazione che fa la Domus Mazziniana con le scuole locale nel ricordare la figura di Mazzini, perché è un personaggio che merita, che nella storia del nostro paese ha rappresentato tanto e che effettivamente merita di essere celebrato, ricordato e studiato forse un po' di più di quanto venga fatto adesso. Grazie. Grazie al professor Iannazzone. Tra l'altro, appunto, mi piace ricordare, oltre al, ricordavo prima, l'impegno con le scuole, i 700 studenti che hanno partecipato nello scorso anno, nel nostro, diciamo, anno sociale, da un 10 marzo all'altro, la Domus ha ospitato 47 diversi, ho ospitato 47 eventi, quindi più di un evento alla settimana se consideriamo la chiusura, diventato in particolare per questa zona di Pisa un punto di riferimento assolutamente centrale. Abbiamo avuto più di 3.000 utenti tra visitatori e persone che hanno partecipato alle nostre iniziative per i cittadini e le cittadine di Pisa, ma anche per chi a Pisa arriva, perché appunto, volenti o voletti, la Domus Mazziniana è il primo luogo di cultura che il visitatore che arriva alla stazione o che arriva alla Sesta Porta incontra, e quindi in qualche modo è un biglietto da visita per l'intera città. Quindi cerchiamo appunto di integrare il più possibile il nostro ruolo di cerniera tra le istituzioni accademiche e la città, aprendoci, ma questo è stato appunto l'obiettivo del nostro consiglio di amministrazione sin dalla ripresa. Ecco, abbiamo finito, ringrazio con i saluti istituzionali, restano due ultimi saluti che proprio istituzionali non sono, perché riguardano quel mondo associativo che appunto è vicino storicamente alla Domus Mazziniana. Abbiamo con noi, e la ringrazio, Raffaella Ponte, che è la presidente dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, l'erede delle organizzazioni garibaldine, che chiedo appunto di portarci un breve saluto. Grazie a Pietro Finelli, grazie a tutti, sono molto emozionata di essere qui. E porto i saluti dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini, che nel primo articolo del proprio statuto ha come finalità proprio quello di promuovere e ricordare e promuovere e valorizzare la storia e gli ideali di Mazzini e Garibaldi esplicitamente. Inoltre, la mia passata vita, fino a 2 anni fa mi sono occupata dell'Istituto Mazziniano, perché io sono di Genova, e con la Domus ho apprezzato appunto la grande collaborazione che c'è stata e soprattutto la funzione che questi istituti, centri di documentazione, musei storici hanno fondamentale
proprio per raggiungere gli scopi che sono stati ricordati da chi mi ha preceduto, ovvero quello di trasmettere ai giovani le idee e la storia del Risorgimento, le idee di Mazzini, che purtroppo, ahimè, ancora recentemente rischiano, seppur richiamate troppo spesso, rischiano di essere di nuovo un pochino strumentalizzate, perché non capite. Quindi il nostro compito è quello di rivolgersi ai giovani cercando di parlare la loro lingua e fare come faceva Mazzini, che parlava ai giovani e riteneva che loro fossero il futuro. Per cui grazie e auguro il miglior successo a tutte le manifestazioni che d'ora in avanti da Davos, e noi ci saremo sempre quando sarà necessario. Grazie Raffaella. Come si dice in questi casi, last but not least, il presidente nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana, la nostra associazione gemella, per così dire, la dimensione associativa del mondo mazziniano, del mazzinianesimo, come la Domus ne rappresenta la dimensione scientifica e istituzionale, il professor Michele Finelli, a cui do la parola. Allora, buongiorno a tutti. Nel portare questo breve saluto, naturalmente ricordo che 4 anni fa, esattamente oggi, eravamo appena entrati in lockdown e non sapevamo ancora quello che avremmo vissuto in questi anni difficili, quindi la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente. E quindi questi 4 anni, oltre a rafforzare la collaborazione tra la Domus e l'Associazione Mazziniana, questo lo dobbiamo anche al mio predecessore, il dottor Mario Di Napoli, che è qua oggi, grazie anche a una convenzione che lega la nostra associazione alla Domus, abbiamo cercato proprio di lavorare sul tema odierno, poi della lezione magistrale di Eugenio Furio Biagini, cioè la democrazia, il tema della democrazia. E allora, parlando di impegno nelle scuole, uno studente della quinta elementare di una scuola di Carrara, ora non si vede, che prende il nome di Giuseppe Mazzini, a un nostro socio ha risposto facendo un disegno di un Mazzini seduto a terra quasi sconsolato con un bimbo che si domanda, con un punto interrogativo sopra la testa, che dice: ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Questo perché? Perché il vero dato di fondo, rispetto anche alle cose che abbiamo detto stamani, è che dalla quinta elementare fino poi alla terza liceo i ragazzi non sentono parlare di storia dell'Ottocento e di storia del Risorgimento, che è un secolo invece, come ci dimostrerà, credo, Eugenio Biagini, è fondamentale appunto per la nascita e per lo sviluppo della democrazia. Perché lo stesso Mazzini passa da un'idea aristotelica e platonica di democrazia, in quell'accezione, quindi che non ama molto, arrivare appunto in Inghilterra e confrontarsi con un mondo democratico. Quindi, al netto di tutto questo, credo che questa Dio, patria, famiglia, ma popolo e umanità abbia le sue radici proprio in un Ottocento che troppo spesso è dimenticato. Credo che qua la Domus, anche con questo 10 marzo odierno, diamo piena dignità alla parola democrazia, che oggi è oggettivamente in pericolo, perché sono 24 le democrazie piene, stando al rapporto del World Index of Democracy, quindi su 167 paesi, e quindi sicuramente ringrazio anch'io, come associazione mazziniana, Eugenio Biagini, che mi fa piacere di rivedere ovviamente dopo un po' di tempo, e quindi vi ringrazio. Bene, ringrazio tutte e tutti per questa prima parte della celebrazione, perché appunto, come avete potuto sentire, quelli che abbiamo ascoltato non sono stati saluti formali, ma una partecipazione attiva e appunto partecipe, scusate il gioco di parole, alla vita della Domus Mazziniana, di un'istituzione che crediamo sia abbia ripreso quello spazio, quel ruolo che storicamente aveva nella città di Pisa, e non solo, tra l'altro
appunto è di questi giorni, e lo annunciamo in semi anteprima, la conclusione finalmente del lunghissimo percorso di ristrutturazione del sistema strutturato a rete degli istituti storici nazionali, coordinato dalla Giunta Storica Nazionale, di cui la Domus Mazziniana fa parte, è stata inserita a pieno titolo come unico istituto toscano e unico istituto al di fuori di Roma, quindi anche un riconoscimento nazionale del nostro ruolo. Ecco, già stato preannunciato il tema della relazione della Lexio di oggi e Giuseppe Mazzini nella storia della democrazia, e abbiamo credo uno dei relatori più adatti, se non il più adatto che potessimo pensare, e io ringrazio davvero Eugenio Biagini per aver accettato immediatamente l'invito. Tra l'altro posso permettermi un piccolo pettegolezzo: Eugenio tende a pensare prima di rispondere alle mail. In questo caso la risposta mi è arrivata nel successivo controllo della posta prima di andare a casa, quindi un'adesione da parte sua immediata, di cui lo ringrazio, che anche un ritorno a casa, perché appunto Eugenio Biagini ha studiato ed è alumnus dell'Università di Pisa e della Scuola Normale, ha poi proseguito la sua formazione scientifica alla Cambridge University, alla University of Cambridge, alla Sydney Sussex College, per poi andare negli Stati Uniti a Princeton e poi rientrare appunto a Cambridge, dove attualmente è fellow appunto al Sydney Sussex College e professor di Modern e Contemporary History, quindi di storia moderna e contemporanea. Ma Eugenio Biagini è uno dei maggiori studiosi e conoscitori di quel mondo democratico, radicale, liberale, avanzato, anglosassone e transatlantico che veniva citato prima, che è il brodo di cultura dove nasce la democrazia come la intendiamo noi oggi. Tra le sue opere spiccano, oltre al punto di studi sul radicalismo popolare inglese, una splendida, probabilmente una delle più belle biografie di William Gladstone che siano state realizzate, per quello che riguarda i nostri temi specifici, la curatela insieme al compianto Charles Bailey degli atti del convegno che la British Academy volle dedicare nel 2005 per il bicentenario della morte di Mazzini a Mazzini and the Globalization of the of Democracy. Quindi anche qui di nuovo l'affrontare il tema del pensiero mazziniano in quella chiave non solo nazionale, non solo italiana, ma internazionale, globale appunto, e basti pensare al ruolo che ha avuto Mazzini, a riferimento a Mazzini, nei movimenti di liberazione dei paesi all'epoca ancora coloniali, da Gandhi, ma non solo a lui. L'ultima fatica di Eugenio Biagini è la curatela di una, possiamo definire, monumentale, in 6 volumi, Cultural History of Democracy, un'opera assolutamente fondamentale, che affronta proprio il tema della democrazia da un punto di vista culturale e concettuale, dalle sue origini classiche, attraverso un approccio estremamente interessante, perché vengono individuati dei temi e vengono affrontati ovviamente interrogando, facendo scrivere alcuni dei principali autori a livello mondiale su questi argomenti, temi come la sovranità, come la dimensione del popolo e così via, affrontati nel trascorrere dei secoli. Quindi lo ringraziamo davvero per aver accettato di essere qui con noi, e a questo punto mi taccio per dargli la parola. Diciamo che siete tutti posti liberi ancora. Sì, per chi è in fondo c'è qualche posto libero ancora, se volete a sedere, mi veniva fatto notare. Io ti passo, oddio, magari cambiamo un po'. Il microfono è funzionale. Ti ringrazio.
per andare avanti slide. Perfetto. Innanzitutto, mi sentite? Mi sentite? Funziona? Innanzitutto grazie dell'onore di essere stato invitato a presentare questa Lectio Magistralis. Grazie per tutte le parole di apprezzamento che ho appena sentito da Pietro e da altri. Grazie per il benvenuto delle autorità. È un grande onore dare questa lezione, questa Lectio Magistralis. È una grande responsabilità darla nel 2024, un anno che può essere cruciale per il futuro della democrazia. In tanti paesi del mondo ci sono dozzine di elezioni che si terranno da ora alla fine dell'anno in vari paesi. Il risultato di queste elezioni in molti casi potrà decidere se il futuro apparterrà alla democrazia oppure a forme di dispotismo cesaristico plebiscitario. Circa 160 anni fa il mondo si trovava in un altro periodo critico che avrebbe deciso, come disse Abraham Lincoln, se una nazione concepita nella libertà e votata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali possa a lungo perdurare. Dal 1861 al 1865 Lincoln impersonò pensiero e azione in questa lotta. Il presidente che proclamò l'emancipazione degli schiavi espresse in modo profondo l'idea di una democrazia come libertà che dà potere e condusse gli Stati Uniti alla vittoria in 4 durissimi anni di guerra civile. Se Mazzini e Lincoln condividevano opinioni e atteggiamenti, condividevano anche un impegno mistico nei confronti del repubblicanesimo. Tra l'altro la foto che vedete sulla sinistra è un ingrandimento dell'unica fotografia originale del discorso di Gettysburg. E si vede Lincoln naturalmente al centro dell'immagine che sta per parlare. Sia Lincoln che Mazzini furono influenzati dal trascendentalismo e dal protestantesimo e entrambi adottarono un approccio religioso al nazionalismo democratico e alla libertà. Lo storico Timothy Roberts sostiene che quando nel suo discorso del 1863 a Gettysburg il presidente descrisse la guerra civile come una lotta per l'idea che il governo di popolo dal popolo e per il popolo non abbia a perire dalla terra, Lincoln riecheggiava le parole di Giuseppe Mazzini che già nel 1833 scriveva che la giovane Italia cercava la rivoluzione, cito, in nome del popolo, per il popolo e mediante il popolo. Sebbene il patriota italiano non sia elencato nel lavoro di Wills sulle fonti di Lincoln per il discorso di Gettysburg, sappiamo che nell'inverno del 1862 il presidente ricevette da 2 ammiratori italiani una copia omaggio del primo volume dell'opera di Mazzini, che ringraziò per il regalo. Lincoln era allora al massimo della sua reputazione mondiale come campione della democrazia. Mazzini invece era un esule e per così dire uno sconfitto. Eppure, già da decenni il suo nome era stato noto in America tra riformatori e scrittori repubblicani come William Lloyd Garrison e Margaret Fuller, che trovarono ispirazione nelle idee di Mazzini e sperarono che un impulso transatlantico potesse unire americani e europei nel riconoscere i rispettivi problemi della schiavitù, dei neri e della monarchia dispotica. Nei decenni successivi le idee di Mazzini vennero ampiamente discusse e i suoi libri tradotti in diverse lingue. Come si spiega il successo di Mazzini? Mazzini giocò un ruolo cruciale nella divulgazione dell'idea della libertà democratica dagli anni 30 dell'Ottocento fino alla sua morte nel 1872. Nei 150 anni che sono passati dalla sua morte è rimasta figura iconica, la cui memoria fu invocata come simbolo da democratici, nazionalisti, umanitari e riformatori religiosi, dal Tevere al Potomac, dal Rio della Plata al fiume Gange. Perché fu così influente? Non era né un pensatore sistematico né un uomo le cui idee possono essere raccolte in poche parole. Sebbene la sua raccolta di opere contenga un centinaio di volumi,
il suo approccio profetico piuttosto che analitico alla politica non ha portato alla creazione di una ideologia coerente. Tuttavia, più che di ogni altro intellettuale radicale della sua epoca, Mazzini riuscì a combinare pensiero e azione. Per tutta la sua vita fu instancabilmente coerente nel suo impegno verso il principio del governo di popolo, dal popolo e per il popolo. In questa lezione seguirò alcuni aspetti centrali del pensiero di Mazzini, partendo da quelle che il grande apostolo della democrazia scrisse in una pagina delle sue note autobiografiche del 1861, respingendo le critiche di coloro che lo vedevano come uno sconfitto nell'Italia monarchica che era emersa l'anno prima e che vedevano in Napoleone III, il despota eletto a suffragio universale, come il vero vincitore dell'epoca in cui viveva, Mazzini scrisse: «La follia del dispotismo che condanna il popolo a retrocedere o agitarsi perennemente e periodicamente a nuove rivoluzioni sparirà quando, vinte la servilità e la paura che signoreggiano le anime nostre, la democrazia che oggi abbiamo sulle labbra è entrata davvero nei nostri cuori, ci insegnerà che l'onesto operaio non è da meno d'un discendente di 10 generazioni di re. Quando il tocco di mano del secondo non ci parrà evento più rilevante nella nostra vita che non quello del primo, quando sapremo che lo Stato deve governarsi come si governa da ciascuno di noi l'amministrazione delle faccende private, scegliendo ovunque si trovino unite probità e capacità intellettuale». In questa citazione ci sono tre punti importanti da notare. Primo, la democrazia stabilizza la libertà, posto che si basi su una cultura democratica. Secondo, questa cultura democratica è intrinsecamente repubblicana e richiede che, rigettando lo snobismo che ci fa ammirare i ricchi e i potenti, si considerino come uguali tutti gli esseri umani, sia che vantino discendenze aristocratiche e facoltose, sia che provengano dalle classi non abbienti. Tale cultura repubblicana genererà anche spirito civico, che si vede in azione quando coloro che sono chiamati a amministrare la cosa pubblica lo faranno con altrettanto scrupolo e attenzione con la quale si occuperebbero delle cose private. Il problema allora è come storicamente e politicamente una società possa realizzare questi ideali e come soprattutto possa muoversi dalla prima alla seconda aspirazione, dalla democrazia che stabilizza la libertà alla cultura democratica e da queste due allo spirito civico. Ora, il problema è significativo per noi, ma è apparentemente insolubile per Mazzini all'inizio della sua carriera, cioè all'indomani dei falliti moti carbonari del 1830. Storia e dai presentimenti del cuore d'Italia. La nostra forza doveva scendere da quel vero. La nostra forza doveva scendere da quel vero. A quel tempo Mazzini non poteva saperlo, ma il decennio che allora si apriva, gli anni 30, dovevano assumere grande significato per la storia della democrazia moderna, non solo in Europa, ma nel mondo intero, come vedremo.
La prima considerazione da fare è che per Mazzini la democrazia che lui concepiva nella sua cella a Savona era moderna, e questo di per sé è un distaccarsi dall'opinione contemporanea del tempo, per la quale la democrazia era essenzialmente un fenomeno e un modello politico datato. Mazzini guardava al presente e al futuro, non al passato, ma tutti gli altri, o quasi tutti, guardavano alla democrazia come un fenomeno dell'antica Atene, qui nella diapositiva, oppure alle città-stato del Medioevo, o al massimo qualcosa che poteva sopravvivere nelle democrazie cantonali elvetiche, nelle piccole repubbliche della Svizzera che si univano in piazza o nelle valli, come in questa diapositiva. Per di più, molti pensavano, cercare di muoversi dalla piccola scala alla grande scala poteva soltanto risultare nel disastro. Il terrore rivoluzionario della Francia nel 1793 era l'esempio più citato di come fosse questo sistema intrinsecamente arcaico e inadatto alle società moderne, e se applicato alle società moderne su grande scala come la Francia, doveva necessariamente risultare nella violenza di massa, nella sovversione della proprietà privata e infine nel dispotismo più assoluto. Negli anni 30 dell'Ottocento questo atteggiamento iniziò a cambiare, nel corso dei successivi 120 anni la democrazia passò da fenomeno rivoluzionario a fondamento unico e universale di una nuova legittimità politica. Storicamente, come si arrivò a questi cambiamenti? Ci fu prima di tutto la scoperta dell'America, non in senso geografico naturalmente, ma in senso politico, cioè alla realizzazione che gli Stati Uniti non erano un fenomeno passeggero destinato a disintegrarsi nella instabilità rivoluzionaria come gli Stati dell'America Latina, ma al contrario era un esperimento politico riuscito. La pubblicazione nel 1835 della prima parte del grande studio di Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, aprì un grande dibattito in Europa. Tocqueville diceva in sostanza che gli Stati Uniti erano una società nuova che andava studiata nel contesto di una mentalità collettiva diversa da quella europea, perché essenzialmente democratica e repubblicana. In pratica identificava alla base del successo degli Stati Uniti precisamente le caratteristiche di cui scrive Mazzini. Ci fu poi nel 1839 la pubblicazione del rapporto di Lord Durham. Durham era un giovane aristocratico, qui nella diapositiva, era stato inviato dal governo britannico a indagare sulle cause del malcontento tra i coloni francesi e britannici in Canada che si erano ribellati a Londra. Nel suo rapporto Durham raccomandò la concessione di autonomie regionali alle colonie basate sul principio della rappresentanza ampio suffragio. Per Durham la rappresentanza avrebbe portato a un equilibrio naturale tra aspirazioni e capacità politiche, che lungi dal degenerare in anarchia, avrebbe rafforzato la fedeltà delle colonie alla Gran Bretagna. Sembrava un paradosso, ma funzionò, e non solo in Canada, ma anche in Australia, che invece di avviarsi verso la ribellione, divenne una società stabile e anzi conservatrice, nella quale i rivoluzionari inglesi e irlandesi divenivano, nel giro di una generazione, pilastri della rispettabilità sociale. La formula di Durham, che lo storico tedesco Jürgen Osterhammel ha descritto come uno dei fondamentali documenti costituzionali dell'Ottocento, non era democratica nel senso di Mazzini. Diceva semplicemente che se si separava la rappresentanza e il governo regionale dalla sovranità, che restava naturalmente sotto Londra, si potevano accontentare i democratici senza sovvertire l'ordinamento sociale, e anzi rafforzandolo mediante il coinvolgimento dei sudditi come cittadini di società periferiche ma egalitarie e subordinate, dove regolari elezioni sarebbero condotte con ordine e sobrietà. Questa è un'illustrazione di un'elezione in America negli anni 30, non molto sobrio è il carattere qui nell'angolo, non so se lo vedete, sta facendo un bel grappino, e ce ne sono altri che sono ancora meno sobri, e infatti lo portano via di peso.
Però il punto della diapositiva è che la democrazia è completamente pacifica. Qui ci sono due ragazzini che giocano per terra e non c'è nessun segno di sovversione sociale, e gli elettori si avviano uno a uno a votare sulla pedana. In pratica la democrazia è diventata una cosa addomesticata. Fu un passo decisivo nella storia della democrazia perché rimosse l'ostilità di parte delle classi dirigenti agli esperimenti democratici. Intanto proprio in Gran Bretagna si era sviluppato un grande movimento per la democrazia che trovava unità nella cosiddetta Carta dei Sei Punti, donde il nome del movimento stesso, cartista, il movimento cartista. I sei punti chiedevano suffragio universale, lo scrutinio segreto, l'abolizione delle qualifiche censitarie per i deputati, lo stipendio per i medesimi, così che i meno abbienti potessero essere non solo eletti ma partecipare alla vita del Parlamento, l'uguaglianza delle circoscrizioni elettorali in modo che ciascuno rappresentasse un numero uguale di elettori, e infine elezioni annuali in modo che il Parlamento fosse sempre lo specchio della società. Per un breve periodo dal 1837 al 39 i cartisti chiesero anche il voto a tutte le donne, poi questa domanda fu abbandonata. Come sappiamo, tutte queste richieste, tranne una, cioè la durata annuale dei parlamenti, vennero soddisfatte entro il 1918, ma negli anni 30 dell'Ottocento vennero respinte come rivoluzionarie. La democrazia andava bene solo nelle colonie lontane. Intanto nel 1840 Tocqueville completò la sua opera sugli Stati Uniti con un secondo volume che sosteneva, tra le altre cose, che lungi dall'essere una strana eccezione, la democrazia americana rappresentava il modello per il futuro dell'Europa. Sosteneva anche che il trionfo della democrazia in America era stato grandemente facilitato da una religione di tipo repubblicano, che creava convergenza tra religione e politica. Questo perché in America la Chiesa, anzi le chiese, consistevano di tante organizzazioni indipendenti, quasi tutte protestanti, nessuna delle quali aderiva al pregiudizio della maggior parte delle chiese europee e soprattutto del Vaticano di allora, contro la democrazia, liberalismo e modernità. Mazzini non aveva la capacità analitica di Tocqueville né l'esperienza di quest'ultimo nello studio dell'America come democrazia in azione, ma aveva la capacità di fare innamorare i giovani, come diceva poc'anzi l'assessore. Aveva l'intuizione poetica e la sensibilità allo spirito dei tempi. Tra il 1846 e il 1847 pubblicò una serie di articoli sul giornale londinese di critica sociale The People's Journal, articoli poi raccolti in volume e ripubblicati come Pensieri sulla democrazia in Europa. Il titolo stesso rimanda a Tocqueville, ma indica che non è analisi di una società presente, ma riguarda invece un futuro possibile. In questo libro Mazzini cercava di confutare gli argomenti che la democrazia in Europa dovesse sfociare nel comunismo e nella socializzazione della proprietà. Teoria avanzata allora con vari argomenti da Fourier, Saint-Simon e Karl Marx. Mazzini era anche fortemente antipopulista. Cosa molto importante perché nel giro di pochi mesi ci sarà l'elezione di Napoleone III, Luigi Napoleone, presidente della Repubblica Francese. Mazzini sosteneva invece che la democrazia avrebbe portato verso, cito, il progresso di tutti per opera di tutti, sotto la guida dei migliori e dei più saggi. Questa breve frase, che sembra contenere in embrione la moderna teoria dell'élite nell'organizzazione pratica della democrazia rappresentativa, si reggeva sull'idea che a fondamento di una democrazia debba esserci un chiaro senso del bene comune e che lo scopo delle elezioni sia selezionare le persone più adatte a perseguirne la realizzazione. Ma di nuovo, come realizzare questa cultura democratica? In questo contesto si inserisce la dottrina mazziniana del dovere. Come scrive Nadia Urbinati, i diritti sono antagonisti al potere politico. Sono come scudi protettivi contro il potere,
Per quanto, pertanto, un linguaggio democratico dei diritti non basta mobilitare le persone ad organizzarsi per ottenere il potere, o anche per battersi per ottenere il potere. Il potere è essenziale per cambiare la storia. Mazzini allora insisteva sul fatto che la lotta contro ingiustizia e l'errore a vantaggio dei fratelli non è solo un diritto, ma è un dovere. Rubinati ha giustamente notato che Mazzini vedeva l'autodeterminazione nazionale come una politica costitutiva, vale a dire una politica sulla quale si fondano tutte le altre politiche e quindi come la condizione necessaria per l'attuazione dei diritti e anche per l'attuazione delle libertà repubblicane. Mazzini Urbinati conclude con le frasi che ho riportato qui. Mazzini ha dato il nome di diritti a ciò che chiamiamo libertà negativa, libertà come non ingerenza, mentre i doveri sono collegati alla libertà positiva, libertà come autonomia e autosviluppo, che è espressione di autodeterminazione e è essenziale per qualsiasi politica democratica. Mazzini non espresse questa distinzione in modo chiaro, ma chi lo leggeva deve avere capito, perché il suo saggio del 1860, il saggio sui doveri dell'uomo, vendette 1 milione di copie nel mondo, in varie traduzioni, soprattutto nella traduzione inglese. Ebbe il maggiore successo fra tutte le altre opere di Mazzini, non solo in Italia, dove fu dedicato agli operai, ma come ho già detto in Gran Bretagna e come è stato ricordato in India e altrove. Pensando all'India e anche alla Gran Bretagna, che erano, e l'India tuttora è, società molto religiosa, ci porta alla considerazione di un altro aspetto del dovere. L'origine del dovere per Mazzini sta in Dio. Come scrive Viroli, un altro studioso molto influente di Mazzini, tra i contemporanei, la religione per Mazzini non è né uno strumento né un accessorio. Non si comprende la teoria mazziniana se non si accetta che anche le attività umane, e fra questi soprattutto la politica, devono essere al servizio del disegno di Dio, e quel disegno può essere correttamente inteso e agito solo tramite l'umanità e gli strumenti che egli le ha dato. Per Mazzini la verità è la lettura, secondo l'unione di cielo e terra, di chi siamo e di ciò che ci circonda. La lettura di chi siamo, la nostra identità, e di ciò che ci circonda, l'ambiente, la società, secondo l'unione di cielo e terra, l'autorità che proviene da Dio, l'autorità che proviene dalla ragione e dall'analisi scientifica del mondo nel quale ci troviamo. Da questa definizione della religione deriva una definizione dell'essere umani che non è senza fine, ha una finalità, ha un suo innato bisogno di realizzarsi. In un certo modo è definita da come siamo creati e pertanto questa finalità e questo dovere sono garantiti dal potere supremo dell'universo, che Mazzini chiama Dio. Come scrive Chris Clark, l'autore della monumentale Revolutionary Spring, Fighting for a New World, che è uno studio delle rivoluzioni del 48-49, per Mazzini la religione è forza intangibile che dava ai cittadini la capacità di tradurre gli ideali in azione. Senza religione non poteva esserci emancipazione, e il popolo sul quale e in nome del quale e mediante il quale si stabiliva la democrazia non era una classe, ma era una comunità che comprendeva tutte le classi riunite da una fede religiosa, una comunità di elevati sentimenti simile a una congregazione religiosa, a una chiesa di veri credenti. Le semplici dicotomie di Mazzini, schiavo libero, alieno fratello, e dualismi Dio e popolo, esprimevano il sogno democratico nella sua complessità politica, economica e sociale. E questo sogno era religioso sia perché appariva troppo meraviglioso per questo mondo a quel tempo, sia perché la sua realizzazione richiedeva grandi sacrifici e che potevano risultare che nessuno allora vivente avrebbe forse visto in questa vita la realizzazione completa della democrazia. E per questo motivo c'era
era importante pensarla in termini religiosi. Come scrisse l'ex cartista e radicale inglese William Adams, qui nella diapositiva a sinistra, avevamo trovato un programma, ma volevamo una religione. Questa religione, continuò Adams, è venuta a noi dall'Italia. La Repubblica, come noi la capivamo, non era tanto una forma di governo, quanto un sistema morale, una legge di vita, un credo, un nuovo Vangelo benigno. Mentre Adams, che era libero pensatore, guardava all'Italia come fonte della religione laica rivelata del mazzinianesimo, nella seconda metà dell'Ottocento molti mazziniani in tutti i paesi, e certo in Italia, in Gran Bretagna, videro nelle chiese evangeliche una dimora spirituale particolarmente accogliente. Per loro la religione che libera venne dalla Gran Bretagna. In particolare c'erano queste convergenze o affinità elettive fra mazzinianesimo e chiese evangeliche. La nozione di libertà come dovere, il dovere verso l'onnipotente come libertà che conferisce autorità, legittimità e potere agli umili, la nozione della responsabilità gli uni per gli altri come fratelli, e più importante di tutte le altre considerazioni, la nozione che questo vincolo di fratellanza, essendo radicato in Dio, andasse al di là della nazione. Quindi libertà come dovere, dovere come libertà che conferisce potere e autorità, responsabilità gli uni per gli altri come fratelli e fratellanza che, essendo radicata in Dio, va al di là della nazione e del nazionalismo. Anziché Fratelli d'Italia, in una linea di diretta discendenza biopolitica che il mio collega qui a Pisa, Alberto Maiobanti, ha giustamente criticato, questi erano fratelli in Cristo, vale a dire legati da un legame spirituale che dipendeva dalla risposta del cuore penitente al messaggio del Vangelo. Tale legame andava al di là delle divisioni denominazionali e delle frontiere di qualsiasi paese, ma aveva interpretazioni e applicazioni strettamente italiane. Questa idea della fratellanza acquisita mediante la fede era di per sé una indicazione rivelatrice dell'idea di una famiglia virtuale basata non su parentela, sesso e onore, ma su una confessione religiosa e un sacro patto. Ma se da una parte il patto tra credenti creava un legame più forte di quello basato sul sangue e ignorava le frontiere degli stati, esso non escludeva il patriottismo o il patriottismo definito in senso territoriale, come insisteva e precisava l'Italia evangelica in un articolo del 1898. Chi ha detto che l'universalità del cristianesimo distrugge l'amore di patria? Colui non ha conosciuto la mente di Cristo, il Dio che ha fatto d'un medesimo sangue tutta la generazione degli uomini per abitare sopra tutta la faccia della terra? Non ha egli determinati i tempi prefissi e i confini delle loro abitazioni? E Gesù stesso, che ha dato il suo sangue per la salvazione di tutti gli uomini, non chiama egli alla vita eterna il giudeo in prima e poi anche il greco, senza aver riguardo alla qualità delle persone? Poiché dunque abbiamo da Dio una patria e poiché gli uomini vanno distinti per le loro nazioni, è volere di Dio che ciascuno ami di grande amore il suo luogo natio e nutra un particolare affetto per il popolo in seno al quale è nato. Gesù pianse sopra Gerusalemme, non pianse sopra Roma. Qui abbiamo universalismo e amore di patria tramite la mente e l'esempio di Cristo. Al tempo stesso concetto universale, ma anche strettamente personale. Da Dio abbiamo una patria, dagli uomini distinte nazioni, della quale ognuno deve prendersi cura a seconda della propria specifica chiamata, in attesa della vittoria finale del bene sul male. Da questa vittoria resta garanzia il fatto che Dio è sovrano sulla storia. Per gli evangelici questa dimensione scatologica era particolarmente importante per giustificare l'impegno e la lotta nonostante tutte le difficoltà del tempo
e soprattutto nei momenti di sconfitta. Allo stesso modo, per Mazzini, in mezzo alle lotte e alle sconfitte della democrazia nella prima metà dell'Ottocento e anche dopo il 1860, Mazzini sosteneva che la società richiedesse una generazione morale e pensava che tale rigenerazione dovesse basarsi sull'opera profetica di riformatori religiosi, perché solo la fede nella libertà produce la trasformazione delle coscienze, senza la quale non può esserci vera emancipazione, che è una citazione. Qui abbiamo la fede che produce, la fede che opera, la fede puritana dei profeti, di cui si legge nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 33, i quali profeti per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero promesse, turarono le gole dei leoni. E a questo punto vi do un esempio concreto e anche in musica. Con la sconfitta del 1848-49 in Europa, venne anche una battuta mondiale, battuta del resto mondiale per la democrazia, che si vide subito in America con il fallimento degli Stati Uniti a liberarsi dalla schiavitù con mezzi pacifici. Nel 1850 il Congresso passò il Fugitive Slaves Act, che permetteva agli schiavisti di catturare gli schiavi che fossero fuggiti negli stati liberi del nord. Fino allora era possibile per uno schiavo fuggire in Pennsylvania e liberarsi. Dal 50 in poi non lo è più possibile. Seguirono anni di incidenti e violenze razziali e nel 1854 il Congresso cercò un compromesso con il Kansas-Nebraska Act, che creò due nuovi territori conferendo ai loro cittadini, cioè non al Congresso, ma ai cittadini del Kansas e del Nebraska, il diritto di giudicare e di decidere per conto loro sulla questione della schiavitù. Il Nebraska, che è quassù, decise per la libertà. Il Kansas, invece, che è qui, rimase incerto, e allora l'incertezza divenne soggetto di violente dispute e scontri armati. Fu proprio in questo contesto che Mazzini influenzò la riscossa democratica, con le sue teorie della libertà come dovere, anche a costo della ribellione, e della ribellione come lotta armata per bande. È interessante che queste idee ebbero frutti quasi contemporanei in Italia e negli Stati Uniti. Due leader di grande significato e di prematura morte furono Carlo Pisacane, che guidò nel 1857 una spedizione a Sapri nel Salernitano, cercando di provocare una rivoluzione fra i contadini del Regno delle Due Sicilie, e John Brown, abolizionista americano, che cercò di provocare una rivolta armata degli schiavi neri partendo dal West Virginia, uno degli stati ai confini dello schiavismo. Sia Pisacane che Brown erano stati influenzati da Mazzini, nonostante che entrambi se ne fossero distaccati. Pisacane naturalmente si era staccato sulla questione del socialismo, come sappiamo, era un forte socialista, e anche dalla sua forte avversione al cristianesimo e al misticismo di Mazzini. Al contrario, John Brown, che qui è la persona arrestata dai Marines, pace un bambino nero, ci sono altri neri che vorrebbero stringergli la mano, e lo stanno portando in prigione e poi al patibolo. E Brown, al contrario, era un entusiasta cristiano evangelico, ma la sua fede era altrettanto rivoluzionaria di quella di Pisacane, e naturalmente la liberazione degli schiavi era un attentato alla proprietà privata, come la consideravano a quel tempo negli stati schiavisti, la proprietà su esseri umani. A Harper's Ferry, in Virginia, dove si concluse questa tragedia, il tentativo di armare e liberare gli schiavi fu un tentativo che lasciò una traccia profonda nella memoria collettiva degli stati abolizionisti, cioè degli stati liberi, e un po' scritto a questa storia divenne il famoso inno Il corpo di John Brown, che era stato originariamente composto sulla base di un altro inno, un inno strettamente evangelico, cantato nelle riunioni all'aperto degli evangeli, soprattutto dei neri, intitolato «O fratelli, ci incontrerete sulla felice sponda di Canaan».
E poi divenne il corpo di John Brown, che contiene i versi: John Brown è morto, ma lo schiavo è in libertà. Tutti fratelli, bianchi e neri, siamo già. Poi nel 1861, Julia Ward Howe scrisse una poesia per l'Atlantic Monthly per $5. La rivista lo pubblicò e lo intitolò Inno di battaglia della Repubblica. E ora ve ne suono, ve ne faccio sentire una breve citazione, una interpretazione contemporanea, e poi discutiamo. Vediamo se funziona il link. Ovviamente quanto serve non funziona mai. Sì, l'avevo provato. No, provato l'avevo prima. Provato prima, ovviamente. Sì, la trovo subito. Grazie tante. Ecco qua, vediamo un po'. Un attimo, perché voi vedete ancora le slide, giusto? No. Vedete questo, perfetto. No. E ora torniamo alle slides. Okay. Grazie. Può allargare il nome? Sì, sì. Sì, ecco. Ecco qua, una frase sulla quale voglio, è tutto molto commovente, credo, le quali sulla voglio trattenere è questa breve ritornello, questo verso: nello splendore dei gigli Cristo nacque là oltre il mar. La gloria del suo cuore trasfigura te e me. Come egli morì per rendere gli uomini santi, viviamo per renderli liberi. Che danno un'idea pratica di questa libertà, di questa fede che salva gli oppressi e da loro li abilita nella riscossa politica. Fede che dà libertà, dovere che risulta in liberazione. E ritornello, la sua verità continua a marciare, che è un eco delle parole di Mazzini che ho citato prima, quando scrive: il problema stava per me nell'afferrare il vero degli istinti e delle tendenze, allora mute, ma additate dalla storia. La nostra forza doveva scendere da quel vero. Ora, non sto qui dicendo che le idee di Mazzini furono è la fonte principale di questo inno o delle idee evoluzioniste. Il punto è che invece emanavano da quello stesso clima spirituale di una democrazia militante. Una democrazia militante per la quale Mazzini proponeva agli italiani, e non solo, fede e ispirazione. Mentre commemoriamo questo anniversario della morte di Mazzini, il futuro della democrazia si presenta pieno di incertezze. Non c'è niente di nuovo in questo. Ho già detto, nel 1863 era ancora peggio. Negli anni 30 c'erano ancora meno di 24 funzionanti di democrazia nel mondo. E non sappiamo di fatto come sarà l'anniversario dell'anno prossimo, il 153° anniversario nel 2025. Ma sia che ci troveremo in un momento di giubilo per la riaffermata stabilità democratica del mondo, sia che, come più probabile, ci troveremo a considerare come continuare la lotta per la libertà repubblicana, in modo che l'idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra, possiamo volgerci verso gli ideali di Mazzini e verso le parole di Mazzini per trovare il coraggio di continuare la battaglia. Grazie.
Bene, allora ringrazio Eugenio Biagini per questa sua splendida lezione, appunto, che ci ha riportato nel contesto in cui si forma il pensiero di Mazzini, quello in cui la sua azione influenza, appunto, restituendoci un Mazzini non fermo solo ai confini italiani, ma che va ben oltre, appunto, in cui non a caso prima veniva ricordata la giovine Europa. Qui nel nostro museo, per chi poi vorrà visitarlo, c'è una lettera del luglio del 1831, quindi lo stesso mese in cui viene fondata la Giovine Italia, quella che è la prima organizzazione che si pone l'obiettivo di fare dell'Italia uno Stato unitario e una Repubblica Democratica. Ecco, in quella lettera Mazzini per la prima volta usa l'espressione Giovine Europa, dicendo, racconta degli scontri avvenuti a Lione con la repressione da parte del governo di Carlo X della protesta operaia, e dice: in questo momento il nostro continente è attraversato da una lotta all'ultimo sangue tra la vecchia Europa dei sovrani e la giovine Europa dei popoli, e noi dobbiamo portare l'Italia dalla parte della giovine Europa. Quindi da subito, da quel luglio 1831, la dimensione della rivoluzione nazionale, quella della rivoluzione democratica europea e poi della, appunto, di quella che nel linguaggio dell'epoca si chiamava la Repubblica Universale, convivono strettamente tra loro. E tutto questo Eugenio Biagini ce l'ha fatto rivivere e presentare in maniera assolutamente splendida, anche con, appunto, l'attualità, la continuità di quella lotta che, malgrado tutto, malgrado appunto quei 150 anni, non è ancora finita. E prima, appunto, di invitare tutti poi a visitare il nostro museo, cioè a partecipare al piccolo brindisi che abbiamo organizzato, proprio a proposito di anniversari, quest'anno è il 100° anniversario di un altro combattente per la libertà e la democrazia, sicuramente con un approccio diverso da quello di Mazzini, ma che condivideva con Mazzini l'idea, appunto, della scelta politica come scelta morale per la libertà e la democrazia. E qui a Pisa, adesso, appunto, promosso dall'università nell'ambito delle attività del Comitato Nazionale, c'è una mostra dedicata a Giacomo Matteotti, a cui la Domus Mazziniana partecipa, e proprio in quest'ambito è stato realizzato questo cofanetto che voglio regalarti, in cui sono raccolti, appunto, un'antologia degli scritti di Giacomo Matteotti, pensata proprio per le scuole. Grazie ancora per il suo. E adesso, chi vuole fermarsi ancora qualche minuto con noi, possiamo avere un piccolo momento conviviale su al primo piano. Grazie.